Il viandante di Osvaldo Licini, con lo sguardo rivolto verso la luna di Leopardiana Memoria e le colline marchigiane, è l'immagine del prossimo Forum per la Cultura, che si terrà l'8 e il 9 aprile al Teatro delle Muse di Ancona, dal titolo Cultura come risorsa, come valore. Un invito alla riflessione sulle politiche culturali, allargando gli orizzonti e proponendo sentieri percorribili, ha spiegato l'assessore alla cultura Pietro Marcolini. Valorizzare la cultura come un settore che riguarda la qualità della vita e anche come un settore che riguarda l'economia, lo sviluppo sociale, l'occupazione. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella Pinacoteca di Ancona si è parlato delle prospettive per dare centralità e priorità alle politiche culturali come fattore di progresso e di crescita civile, morale ed economica. Insieme appunto ai risultati positivi del reintegro delle risorse del FUS stiamo presentando l'appuntamento annuale della cultura regionale, un forum che si svilupperà in due giornate, l'8 e il 9 di aprile, e in cui cercheremo insieme agli amministratori provinciali e quelli comunali che sono presenti stamattina in questa conferenza stampa di dimostrare quello che vorremmo che anche lo Stato facesse, e quindi mettendo insieme le risorse della regione, delle province e dei comuni cercare un intreccio tra cultura e settori produttivi, dall'artigianato all'industria, al turismo come più naturale, all'agricoltura. E per quello che riguarda le industrie creative e culturali anche un intreccio che riguardi il futuro, che riguardi l'economia della conoscenza. Ricchissimo il programma per un forum che apre al confronto internazionale e a proposte sul piano locale. Il contributo di grandi interpreti delle politiche culturali internazionali, saranno rappresentanti dell'OCSE, ci sarà l'antico ministro alla cultura del governo Mitterrand, Jacques Lang, ci saranno rappresentanti dell'economia e della cultura a dare un contributo per la migliore attrezzatura delle strategie regionali, comunali e provinciali. Sabato 9 aprile verranno presentati i risultati dei gruppi tematici di lavoro e approvato il manifesto per la difesa e la valorizzazione della cultura.